Il nostro spazio di Le Fonti Pocket News, che è un contenitore di notizie a 360 gradi nel mondo del business e dell'economia. In questo caso ci concentriamo anche su un'altra parola chiave, che è la parola sport. Valentina Buzzi, ben trovata. Ciao Manuela, buongiorno a te e a tutti i nostri telespettatori. Uno spazio che abbiamo inaugurato, diciamo così, la scorsa settimana, un TG Flash Sport and Business che ci sarà tutte le settimane, che farà luce sulle notizie principali. E che proprio la settimana scorsa ci aveva portato a dire che, insomma, sempre di più vediamo come anche lo sport vada a miscelarsi con tematiche di business e di economia e finanza. E siamo stati un po', come dire, abbiamo fatto un po' d'anticipazione rispetto a quella che è Sì. diventata effettivamente nelle ultime ore la notizia, una delle notizie portanti anche dell'economia, cioè la Superlega. Esattamente, si vede che Florentino Perez, che è il grande regista di tutta questa operazione, presidente del Real Madrid, ci avrà ascoltato, Manuela, immagino, insomma, ha saputo Assolutamente. che abbiamo lanciato questo TG Sport e Business e lui esattamente una settimana dopo ha lanciato questa notizia clamorosa che rischia di rivoluzionare per sempre il mondo del calcio come l'abbiamo conosciuto, insomma, negli ultimi 60 anni con il lancio appunto di questa Superlega. Voglio sottolineare un concetto. Subito, sgombriamo il campo insomma da qualsiasi equivoco. Per comprendere e analizzare bene il fenomeno della Superlega non dobbiamo valutare esclusivamente la parte relativa allo sport, all'etica, che pure sono importanti, anzi fondamentali e meritano una riflessione. Perché per comprendere il fenomeno della Superlega dobbiamo capire che questo è un problema che riguarda essenzialmente l'economia e la finanza. Lo ha detto anche, appunto, l'ho citato Florentino Perez ieri sera in diretta televisiva a Chiringuito TV, ha detto la Superlega subito o presto saremo tutti morti, il calcio sparirà, la situazione è drammatica, i soldi sono per tutti, questa è una piramide, lo capiranno anche le altre squadre. Che cosa significa in sostanza? Che è vero che i 12 club fondatori sono i club più ricchi e più conosciuti d'Europa, ricordiamo, 6 inglesi, 3 italiane, tre spagnole, però è anche vero che questi sono i club che presentano i più grandi buchi nel bilancio. Ti cito solo alcune cifre. L'esercizio di bilancio del Tottenham al 30 giugno del 2020, meno 970 milioni di euro. E poi ancora quello della Juventus, meno 611 milioni di euro. Fino a quello del Milan, meno 168 milioni di euro. Veramente si parla di cifre pesanti, significative, che sono state aggravate dalla pandemia, dalla crisi di coronavirus. Veniamo da un anno di calcio senza pubblico negli stadi, quindi questo vuol dire tutti i ricavi che riguardano il ticketing e la biglietteria che sono venuti meno, i contratti delle sponsorizzazioni che non sono stati rinnovati. E quindi possiamo capire che i soldi garantiti dall'UEFA con i premi della Champions League, almeno così come l'abbiamo conosciuta, e i soldi dei diritti televisivi non bastano più. Ci vuole qualcosa di più sostanzioso proprio per assicurare la sopravvivenza del calcio. E che cos'è questo qualcosa di più sostanzioso? Beh, qui entra in scena un colosso americano, il colosso finanziario JP Morgan, che ha rivelato appunto di sostenere il progetto e soprattutto ha garantito un finanziamento immediato ai club. Si parla di un bonus di ingresso, di benvenuto, chiamiamolo così, del valore di 3 miliardi e mezzo da ridistribuire naturalmente tra i 12 club fondatori, più altri 3 miliardi di finanziamento per aiutare le società a uscire dalla crisi pandemica. Ma il numero che deve di più attirare la nostra attenzione, oltre a quelli già citati, è quello dei ricavi. Perché attenzione, oggi l'attuale Champions League, che tra l'altro è stata appena riformata, la notizia appunto è di 24 ore fa, garantisce 2,3 miliardi, mentre la Superlega dovrebbe generarne 10 di miliardi, quindi che cosa vuol dire? Il triplo, tre volte tanto. E queste cifre in un calcio che patisce appunto la crisi economica e pandemica sono fondamentali per la sopravvivenza del sistema. Molto superficialmente, Valentina, però almeno l'hai già detto, ci torniamo. Si sono create un po' due fazioni diverse proprio in queste ore, no? C'è molta resistenza rispetto a questa notizia, penso anche perché bisogna comprenderla appieno. Quindi già queste spiegazioni credo che possano aiutare chi ci sta seguendo a capire di più. Chi fondamentalmente parla proprio di squadre indebitate che quindi possono avere in questa Superlega
un'ancora di salvezza, di salvataggio dopo questo anno particolarmente complicato, che non è ancora terminato, che riguarda un po' tutto il mondo degli eventi, quindi anche il mondo dello sport. Però c'è chi invece parla di un pericolo per lo sport in Europa, c'è appunto questa resistenza che quasi vede, insomma, non vede più una direzione per lo sport. Ma perché c'è questa paura? È una domanda, non so se è una domanda consona e alla quale si può rispondere. Assolutamente, assolutamente consona e tra l'altro è una resistenza che ha riguardato tutta la politica italiana, tutti si sono schierati contro la Superlega e ha riguardato anche i governi degli altri paesi europei, dopo citeremo le parole Sì. di Boris Johnson, però voglio partire soprattutto dalle dichiarazioni di Mario Draghi che ha parlato di salvaguardare la meritocrazia. Questo è un punto molto importante perché il sistema europeo, il sistema del calcio europeo, è un sistema che è da sempre meritocratico e in questo differisce profondamente dal sistema americano, dalla NBA, che appunto è una lega chiusa con dei posti fissi, una lega che non prevede retrocessioni e promozioni. Molto diverso il sistema europeo. Che cosa significa salvaguardiamo la meritocrazia? Significa che attualmente per accedere alla Champions League, che è la massima competizione, le squadre devono appunto impegnarsi e vincere sul campo, cioè passano solamente per quanto riguarda l'Italia le prime quattro e possono farlo non solo i top club, ma anche delle squadre cosiddette medio-piccole come l'Atalanta, che tra l'altro ha non solo dei grandissimi meriti sportivi, ma anche altrettanto grandi meriti economici di una gestione oculata dei bilanci. Adesso invece con la Superlega il concetto di merito è completamente cambiato, cioè non si parla più di merito sportivo, ma si parla di merito economico, di bacino di utenza della fan base. Che cosa significa? Che i 12 club fondatori sono sì generalmente i club più forti, però sono anche i club che hanno soprattutto il numero maggiore di tifosi sparsi per il mondo, sparsi soprattutto anche nei mercati asiatici. 1 miliardo di tifosi, che significa tradotto 1 miliardo di consumatori. Quindi ecco, questo è il nuovo parametro che appunto la Superlega ha tenuto insomma in conto. E ho anticipato anche le dichiarazioni di Boris Johnson che invece ha messo l'accento su un altro concetto, Draghi, la meritocrazia. Boris Johnson invece ha parlato di radicamento nel territorio, di tradizione e di storia, che per gli inglesi sono dei concetti fondamentali, lo sappiamo bene, insomma, quanto l'Inghilterra sia legata soprattutto al valore della tradizione. E ha detto, ecco, questo concetto molto significativo. Ha detto i nostri club, ce ne sono sei gli inglesi nella Superlega, Liverpool, Manchester United, Arsenal, Manchester City, non sono solo dei brand a livello globale che devono avere unicamente una dimensione internazionale, ma sono dei club che sono fortemente radicati nel territorio, che sono fortemente radicati nelle città, che sono legati alla Premier League e quindi attenzione a interrompere questo legame con il territorio e con i tifosi, perché se i tifosi si disaffezionano, non si sentono parte del progetto, in un futuro potrebbero anche decidere di non seguire più il calcio. Infatti mi sono scritta senso di appartenenza, c'è molto questo, no? Nelle parole di Boris Johnson dei club, cioè, insomma, si vede anche quando ci sono le partite, chiaramente sappiamo come funziona, ma quindi c'è un po' il timore che possa diventare il calcio uno sport per ricchi, che possa creare delle differenze, delle discriminazioni, al di là poi appunto dell'aspetto più economico, che questo poi possa diventare una divisione sociale. Allora, sì, questo è il timore, nel senso che si crede appunto che questi 12 club, i club più ricchi, più importanti d'Europa, abbiano deciso di dividersi, di scindersi, di creare insomma una propria lega privata, cosa tra l'altro possibilissima in un regime di libero mercato, per arricchirsi sempre di più. E questo è un punto che tutti hanno sollevato, che è stato sollevato anche nell'intervista a Florentino Perez.
Florentino Perez che cosa ha detto in realtà? Ha messo le mani avanti, ha detto attenzione, questo però non è solamente una mossa dei grandi club per diventare sempre più ricchi, ma una mossa per salvare il sistema. Quindi noi pensiamo che in realtà i soldi, la valanga di soldi che arriverà dai fondi americani, in particolar modo da JP Morgan, servirà non solo innanzitutto ai club fondatori, ma a valanga verrà ridistribuita poi anche alle società più piccole, anche ai certo. club che parteciperanno alla Champions e alle varie federazioni. È una dichiarazione di facciata? Non si verificherà? Beh, insomma, questo non lo sappiamo perché il progetto della Superlega è all'inizio, siamo proprio nelle fasi iniziali, quindi ci mancano ancora degli elementi, insomma, per capire come la vicenda evolverà. Assolutamente sì, io intanto sai che stavo buttando l'occhio all'andamento dei vari titoli in borsa, perché dopo per esempio il rialzo di ieri del titolo Juventus oggi c'è un po' un ridimensionamento, proprio perché ci sono tante incertezze ancora da chiarire e soprattutto ci sono tensioni da più parti. Benissimo anche le dichiarazioni politiche, perché abbiamo iniziato dicendo mondo dello sport, economia, ma che davvero insomma contempla il mondo totalmente, appunto a partire dalla politica dei vari governi che adesso certo. dovranno decidere un po' come posizionarsi, no? Sì, sì, esattamente. Ricordiamo che il calcio è una questione di Stato in sì. Europa e soprattutto in Italia, dove naturalmente c'è una cultura popolare che è fortemente legata al calcio. Quindi è giusto, è comprensibile, è doveroso che i vertici anche della politica se ne occupino. Assolutamente. Per esempio, siamo in chiusura questa mattina, ovviamente anche sui social si parlava continuamente di questo tema della Superlega e c'era chi, no? Pensando che si trattasse solo di calcio, diceva vabbè, ma in questo momento dobbiamo pensare al calcio con tutti i problemi che abbiamo. No, ma proprio la riflessione parte dalla situazione economica grave che stiamo ancora vivendo, stiamo lasciando alle spalle. L'lapsus freudiano, speriamo. Diciamo che è un auspicio, ma sappiamo che poi in economia non funziona così. Anzi, è il momento buono per tirare le somme e per fare qualcosa. Non so se questa possa essere la soluzione giusta, staremo a vedere, è tutto in evoluzione, no? Esattamente, è tutto in evoluzione. Per completare la tua giusta osservazione, ricordiamo che tra l'altro il calcio è la quinta azienda del paese in Italia, quindi insomma è una questione molto importante e ricordiamo non riguarda solo il lato sportivo, ma riguarda il lato politico ed economico. Anche dell'indotto, insomma, lo sappiamo molto, il turismo, cioè certamente. Sport è turismo e il turismo sappiamo molto bene quanto è stato penalizzato in questo anno. Grazie Valentina Buzzi. Grazie mille a te Emanuela. Torniamo naturalmente con gli aggiornamenti del TG Sport & Business anche nelle prossime puntate, le prossime settimane. Restate sulle Fonti TV.